Buongiorno amici, sono le 9:10. Abbiamo già preso la metro per venire fino a qui alla stazione della RER C, che adesso sta arrivando proprio in questo momento, per andare alla Reggia di Versailles. Abbiamo fatto colazione, come avete visto, e ora ci aspettano una specie di 8 fermate per poi arrivare alla Reggia. Siamo partiti presto, come solito, così riusciamo a farci tutta la nostra passeggiatina senza fretta. Allora, siamo arrivati dopo mille peripezie, cioè avevamo non sbagliato treno, ma la questione dei treni in Francia è abbastanza complicata. Quindi siamo scesi da una parte, siamo dovuti tornare indietro di due stazioni, prendere l'altro treno per arrivare qua. Poi oltretutto vi spieghiamo una cosa che a titolo informativo per la prossima volta, per noi e per voi. Noi abbiamo comprato un biglietto per la metro, che sarebbe questo qua, che ti dà la possibilità anche di utilizzarla RER, come si legge qui in fondo. E poi c'è scritto Paris, vedi? Ecco perché. Questo biglietto costa 1,90€. Noi siamo riusciti a prendere metro e treno con lo stesso biglietto. Però non sapevamo che per uscire da Parigi con il treno serve un biglietto a parte, che era un biglietto speciale, uguale ma speciale, al prezzo di non so quanto. Solo che qui ti fanno accedere al treno, tu ti fai il tuo bel viaggio e poi all'uscita c'è sempre il tornello. Al tornello questo biglietto non andava, ovviamente. Abbiamo chiesto informazioni e ci hanno fatto pagare la multa perché dovevamo comprare un biglietto speciale. La multa si tratta di 35 euro a testa, quindi abbiamo pagato 70 euro per uscire dai tornelli, perché in ogni caso non potevi tornare indietro, esatto. E ce n'erano a frotte tra giapponesi, sì, stranieri. Tutti hanno fatto questa pensata, perché non viene segnalato in modo esatto per andare qui. Però dopo tutto ciò siamo qui. Ci siamo arrivati. Siamo qua, quindi la Reggia di Versailles proprio sullo sfondo. Ora, insieme a tutta questa gente, e mentre auto della polizia che passano, in teoria non si dovrebbe pagare, cioè almeno noi siamo sotto i 20-26 anni, giusto? Sì, per quanto so. Quindi, a meno che non rimaniamo Per quanto so, basta andare direttamente in fila, presentare la carta d'identità e non serve nessun biglietto, perché sotto i 26 anni è gratuito. Informiamoci bene. Lì vedo dei controlli, chiediamo subito così non rischiamo altre multe. Allora, abbiamo fatto una fila chilometrica. Vi accede solo la mia faccia, se si vede. Per poi arrivare davanti alla porta, davanti. Per prendere i biglietti, perché per i cittadini europei sono gratuiti, sotto i 26 anni. Cosa ci hanno detto? Biglietti completi. Cioè, nel senso, non avevamo più posto. Abbiamo preso tanto di quel freddo. Abbiamo i piedi ghiacciati. Però uno potrebbe dire, ma perché non l'avete comprati su internet? Perché i biglietti per i cittadini europei sotto i 26 anni, quindi non a pagamento, non sono prenotabili su internet. Esatto. Perché ti fa pagare per forza, ma per 0 euro non si riesce a pagare, ti dice proprio il sito che c'è un errore. Quindi per aver avuto problemi col treno stamattina e fatto la multa che ci ha fatto perdere tempo, noi eravamo davanti alla porta, quindi se noi avessimo saltato due persone eravamo dentro, però vabbè. Sembrava che tipo 2-3 biglietti forse, no, niente. Però okay. Il bello è che hanno messo fuori dopo il cartello, così scritto che erano sold out, ma c'è la gente ancora all'ombra che sta in fila, io non so perché.
o loro non è che lo dicono niente. Loro, non è che devono urlarlo, però un passaparola. No, beh, basta che uno dice, come si dice, cioè dovete andare via dalla fila perché non ce ne sono più. Invece c'è ancora gente, tanta, cioè, ci stanno ancora un centinaio di persone. Noi eravamo i primi lì davanti alla porta. All'ombra c'è un freddo assurdo, infatti siamo congelati, facciamo un giro qua, poi io vorrei andarmi a scaldare fino a quarto posto. Comunque, questa è la Reggia di Versailles dalla parte dietro, comunque i giardini sono gratuiti e mentre si può entrare nella tenuta di Maria Antonietta, che almeno quello lo faremo, quindi abbiamo tutti i giardini qua e poi lì ci sono le fontane che là continuano tutti gli altri giardini dove adesso andremo a vedere, però ci vogliamo un po' scaldare al sole. Allora, siamo entrati nella, si chiama? Petit Trianon, e praticamente costa 12 euro, ma per noi cittadini europei, sempre under 26, è gratis, almeno per visitare qualcosa, perché sennò abbiamo visto solo il parco, e sarebbe una piccola reggia. Questa tenuta è stata regalata a Maria Antonietta, che poi l'ha, diciamo, riammodernizzata, l'ha arredata, come volevo dire. Alla morte del nonno, che era il nonno di Luigi XVI, lui offrì la Petit Trianon alla giovane sposa Maria Antonietta, che creò a suo modo la faccia. Ok, quindi è stato un regalo a Maria Antonietta. Ci stiamo accingendo verso la casa di Maria Antonietta e quello che avete appena visto, questa alle mie spalle, è il Tempio dell'Amore. Questa è la casa di Maria Antonietta, come si vede è abbastanza antica, tenuta molto bene, che va fino all'infondo, però io sono curioso di sapere che cos'è quello lì in mezzo al lago. Buonasera amici, allora siamo qui di fianco a questa struttura con la bandiera francese e siamo quasi sotto la Torre Eiffel, che sarebbe qua, come al solito ormai è il nostro punto di forza. Allora arriviamo dagli Champs-Élysées, abbiamo provato a salire sull'Arc de Triomphe ma la biglietteria era chiusa per il troppo gente, per la troppa gente. Quindi domani dovremo fare Arc de Triomphe e Torre Eiffel, che ci mancano. Esatto, prima Torre Eiffel, poi se riusciamo a salire sull'Arc de Triomphe bene, se non riusciamo non è un male, ma sulla Torre Eiffel
è d'obbligo. Allora, ci siamo lasciati che eravamo alla Regge di Versailles. Abbiamo fatto vedere che abbiamo mangiato. Esatto, abbiamo mangiato questi panini che state vedendo ora in questa clip, che erano due panini speciali. Uno era un panino mio, l'altro era una raclette di Ally, e praticamente dentro c'erano patate, cipolla, tantissimo formaggio, ed erano tipici della Francia, diciamo, non si trovano in giro. Poi ben preso il treno con i due biglietti esatti stavolta, dal costo di 3,60 euro l'uno, quindi capite che il biglietto normale costava 3,60 e la multa 35 euro, quindi se ti fanno la multa qui è 10 volte tanto il biglietto. Dopo tutto ciò siamo riusciti ad arrivare qua in hotel, ci siamo lavati, ci siamo cambiati, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo preso la meta, siamo scesi agli Champs, esatto. Abbiamo fatto il giro, abbiamo fatto gli acquisti alla Disney. Vi faccio vedere un attimo qua, gli acquisti alla Disney, si vede comunque di Toy Story. E abbiamo preso alcune cosine di Natale scontate al 50% con la busta di Toy Story. Adesso sono le 8, ce ne torniamo in hotel per ritornare. Non abbiamo cenato, penso che prenderemo qualcosa di dolce e dopo la Torre Eiffel torneremo in hotel che ci riposeremo, perché domani sarà un'altra giornata molto carica, perché dobbiamo fare anche la lavatrice, asciugare i panni e poi cambiare hotel e andare verso Disneyland. Quindi ci vediamo direttamente, se non facciamo qualche clip, direttamente domattina. Ciao ciao! E neanche a dirlo, abbiamo preso un cono di churros medi, che sono tipo 14 churros con la Nutella. Buonissimi!